Ragazzi, bentornati nel canale, buon anno nuovo, visto che questo è il primo video che registro nel nuovo anno. Oggi voglio parlarvi un po' dell'impianto elettrico del moto zappa, della moto agricola, che ho restaurato lo scorso anno. Quindi nel dettaglio, oggi vi faccio vedere come ho lavorato per restaurare l'impianto elettrico. Allora, prima di cominciare bisogna sapere che su questo tipo di motore tutto l'impianto elettrico parte dal volano, dal quale fanno capo questi fili. Questo è un cavetto che all'interno contiene tre fili, ok, collegato tramite questa spinetta. Questo è tutto originale, io l'ho voluta lasciare originale, avevo pensato di metterci una scatoletta di collegamento, fare dei collegamenti stagno, però ho voluto preservare diciamo i collegamenti dell'epoca. Quindi qui c'è la spinetta su originale che poi gira. Io poi ho aggiunto gli altri capi che adesso vi spiegherò, e fa capo al regolatore. Questo che vedete è il regolatore di tensione. Per questo motore, per il motore Lombardini, esiste sia quello con lo zoccolo rosso che questo con lo zoccolo grigio. Cambiano poi i connettori e il tipo di collegamento. Siccome io avevo tre fili che escono dal volano, ho preso il regolatore di tensione che al suo ingresso ha tre fili, due gialli e uno rosso, ok? Quindi poi da lì fanno capo tutti i vari collegamenti. Quindi poi dal regolatore di tensione uscirà il cavo che va al positivo della nostra batteria, che è qui. Questa è la batteria, ho utilizzato, ora ho messo una guaina protettiva, ma ho utilizzato una batteria da motorino da 9 A. Ho installato un fusibile principale che mi va a proteggere tutto l'impianto. Quindi ho fatto un calcolo di tutto il carico che è presente sul moto zappa, quindi luci, frecce, stop e quant'altro. E quindi da qui poi partono i vari collegamenti. Quindi abbiamo i collegamenti che vanno al quadretto tramite il passaggio dei cavi. Questo che vedete qui sotto, quella specie di scatoletta nera, è l'interruttore del freno. Come sentite, il click si attiva e si disattiva. Quindi quando rilascio il freno si apre il circuito, passa la corrente e accende gli stop, mentre i cavi passano qui a fianco, salgono in modo fantasioso, perché purtroppo è l'unico modo per farli salire, ed entrano all'interno del cruscottino. Quindi poi da qui abbiamo il comando della chiave che ci porta sia l'alimentazione a tutti gli accessori, diciamo così, e sia al controllo della lampadina. Allora, questa lampadina ci permette di constatare il funzionamento del regolatore di tensione. È un funzionamento molto basilare. Su questa lampadina, al contrario delle altre, sono collegati due positivi, quindi non ha un collegamento negativo a massa e un positivo, bensì ha due positivi. Ha un positivo che viene da un'uscita dedicata del regolatore, quindi il regolatore, oltre ad avere le varie uscite per la batteria e per quindi gli ingressi dei cavi del volano, poi magari vi metto uno schema, tra i vari piedini ha un piedino dedicato a far uscire la corrente per alimentare uno dei due capi di questa lampadina. Quindi dal regolatore arriverà
cioè, perdonatemi, alla spia arriverà un cavo di collegamento diretto da uno dei piedini del regolatore, come vi ripeto, dedicato proprio all'uscita della lampadina, mentre l'altro positivo ci giungerà dal sottochiave, dalla batteria. Ok? Quindi sul blocchetto della chiave, ai morsetti dietro, ci sarà un piedino collegato al positivo della batteria che io ho preso dal fusibile, che manda la corrente alle varie, chiamiamole, utenze, quindi ai fari, clacson, frecce e quant'altro, e un positivo me lo manda alla spia della batteria. Quindi che succede? Che dal momento che io giro la chiave, l'alimentazione arriva alla batteria, perdonatemi, alla spia della batteria. Quindi io girando la chiave, la spia si accende, poiché il regolatore, non essendo il motore acceso, non mi caccia la corrente sul piedino della batteria, non caccia corrente nemmeno sulla batteria perché il regolatore è attualmente spento. Quindi, se io giro la chiave, la spia si accende poiché riceve il positivo della batteria, ma non riceve il positivo del regolatore. Quindi c'è una differenza di potenziale e la spia, la luce, la lampadinetta che è dietro si accende. Dal momento in cui io accendo il motore, la spia si spegne, poiché la tensione in uscita dal collegamento al regolatore e la tensione che caccerà la batteria, poiché la batteria è collegata al regolatore che la carica, la tensione sarà la stessa. Non c'è una caduta di potenziale, non c'è differenza di potenziale fra i due contatti della lampadina e quindi la lampadina non si accende. Dal momento in cui uno dei due collegamenti avrà una differenza di potenziale, la lampadina si accende. Quindi in quel caso o c'è un problema sulla batteria e quindi la batteria avrà una tensione diversa dal regolatore, ma quasi sempre succede che il regolatore smette di funzionare, non tra virgolette regolerà più la corrente a 12 volt e quindi si accenderà la spia, si accenderà, lampeggerà, comunque sia, ci sarà una caduta di tensione poiché le due tensioni non corrisponderanno più. Purtroppo per spiegarlo è un po' lungo e macchinoso, ma a capirlo è molto semplice. Quindi il funzionamento della batteria è un funzionamento molto basilare, ma che ci permette di constatare se tutto sta funzionando. Quindi i vari collegamenti al cruscotto, magari anche di questo metterò uno schema. Abbiamo ovviamente il collegamento al clacson ai fari, quindi qui arriva dietro come al blocchetto, un collegamento un 12 volt preso sempre dalla batteria. Quindi una volta che giro la chiave mi arriverà corrente al relè delle frecce, mi arriverà corrente al blocchetto dei fari e del clacson, e a seconda poi della posizione che avrà, o andrà a suonare il clacson. Ora ovviamente spendo quindi non funziona, o andrà a suonare il clacson, o mi accenderà le posizioni, gli abbaglianti, e quindi verrà tutto dal sotto chiave. Avevo anche un'altra posizione, poiché questi hanno la predisposizione per il motorino d'avviamento, quindi possono essere utilizzati anche per l'accensione, ma poiché io qui non ne avevo bisogno, ho collegato la posizione che praticamente mi farebbe da motorino d'avviamento, quella che torna poi a zero, l'ho collegata con il lampeggio degli abbaglianti. Quindi ho collegato l'uscita che avevo libera con l'uscita per gli abbaglianti. Il collegamento per le frecce è anche molto semplice, poiché al relè che io ho messo in questa posizione per proteggerlo un po', arriverà un positivo dalla batteria che io ho preso sempre dal sottochiave. E poi avremo un collegamento dal relè, il relè ha tre piedini, un collegamento che va alla spia delle frecce.
E poi un collegamento che va al centrale del deviatore delle frecce. Quindi il deviatore delle frecce ha tre piedini, uno collegato alla sua uscita del relè, quindi il relè mi porterà la corrente al deviatore e a seconda di come io sposto il deviatore mi andrà la corrente alle frecce, quindi dal deviatore io poi porterò corrente alla parte destra e alla parte sinistra delle frecce, di modo che una volta inserito comanderà le frecce stesse. Quando andiamo a scegliere il relè delle frecce, andrà scelto in base alla potenza che abbiamo, quindi si fa il calcolo con le lampadine che dobbiamo accendere e in base a quello compriamo il relè. Per quello che dobbiamo comandare in pratica. Poi dai fari, come abbiamo detto, arriva un positivo dalla chiave e poi avremo l'uscita dei fari di posizione, l'uscita degli anabbaglianti, l'uscita degli abbaglianti e l'uscita delle trombe. Ovviamente il positivo della tromba lo colleghiamo a uno dei due piedini. La tromba ha un piedino per il positivo. È un collegamento di massa che io ho preso sulla carcassa del motozappa. I fari li ho collegati tramite un apposito connettore. Ovviamente, come sempre, c'è Minnie che ci fa compagnia. Quindi abbiamo i vari collegamenti. La massa dei fari l'ho presa sempre dalla carcassa. Quindi qui ho messo un Faston collegato alla carcassa e le altre uscite fanno capo poi ai cavetti, quindi c'è un H4 che fa sia abbagliante anabbagliante. Ho messo dei LED di posizione per essere più visibili e ho una lampada a LED anche alle frecce per non farle scaldare, poiché questi diciamo che tendono molto a scaldare. Per quanto riguarda la parte posteriore, ho messo delle frecce nuove negli alloggi già predisposti, quindi la classica freccia che si usa anche per i cassoni, per i furgoni, collegata sempre poi al nostro deviatore. Quindi tutte le frecce del lato sinistro fanno capo sempre a sé, quelle destro fanno capo sempre a sé e tornano poi al cruscotto. Quindi io, quando possibile, ho cercato di fare tutti i collegamenti all'interno del cruscotto per essere più protetti. I vari collegamenti che vengono sia per i fari che per gli stop che per le frecce li ho fatti tramite due cavetti a quattro conduttori. Questo è l'impianto originale che collega i fari anteriori e porta la corrente a quelli poi posteriori. Quindi abbiamo così collegato tutte le lampadine, quindi da qui poi seguono tutto il perimetro del cassone per portare la corrente. Questo, come vedete, è sempre un cavetto che collega l'altra parte. L'impianto è molto rudimentale, però è funzionale. E qui abbiamo ovviamente il cavo marrone, quello più grande che ci porta la corrente al quadretto. Poi abbiamo il cavetto bianco che ho utilizzato per i vari collegamenti. Quello che vedete tutto a sinistra è il collegamento di massa della batteria che ho ripreso dalla carcassa dell'alloggiamento. Poi c'è il cavetto della spia della batteria. Poi comunque metterò tutto lo schema elettrico e così almeno vi do un chiarimento maggiore. Diciamo che ho deciso di fare questo video perché molti come me magari non ragionano seguendo uno schema, ma seguono tutto un discorso, un ragionamento. Io ho realizzato tutto senza disegnare schemi o altro.
ho segnato solo i vari piedini di tutto quello che dovevo collegare, quindi i piedini del deviatore, i piedini del relè delle frecce, i piedini del blocchetto della chiave, tutto lo schema non l'ho segnato, ma non l'ho disegnato. Quindi io ho segnato cosa doveva far capo ai vari piedini e dopodiché ho svolto tutto un ragionamento mentale, perché non riesco a lavorare seguendo gli schemi, ma facendolo. Quindi chi è come me, magari con questo video riesce a farsi un'idea. Vi faccio rivedere l'alloggiamento con il regolatore e la batteria. Comunque la batteria è quella che si vede nel video mentre l'ho attivata, non so se lo uscirà prima di questo o subito dopo. E quindi questo è quanto, questo è il tubicino di sfiato per i gas della batteria. Questo è il collegamento dei fanalini posteriori che sono posti all'interno del paraurti. Qui andrò, poi magari se riesco farò anche un video, andrò a realizzare un paracolpo che poi magari vi spiegherò più in là. E di là abbiamo i collegamenti del fanalino e i collegamenti della luce della targa. Per quanto riguarda il materiale usato, questo è il codice del cruscotto. Se qualcuno poi interessa, io metto sempre tutto, perché purtroppo quando mi sono ritrovato io a doverlo fare non ho trovato una guida, niente, quindi ho dovuto arrangiarmi. Questo è la scatola dei vetri che ho sostituito al posteriore, ai fanalini posteriore. Questa è la batteria che ho utilizzato, una 4 ampere ora, perdonatemi, prima avevo detto una 9, ma è una 4 ampere ora, quindi una batteria piccolissima che ho sempre dimensionato in base a ciò che dovevo collegarci. Vabbè, qua ci sono i rimasugli di fili di vari accessori vecchi che ho smontato, i fanalini e tutta roba che ho poi sostituito. Le gomme anche sono state sostituite, i fari li ho recuperati in rete, erano gli unici che avevano, perché io cercavo la posizione con la freccia inglomerata all'interno dello stesso faro. E quindi questo è quanto. Penso di averti detto tutto. Ho utilizzato, anche se vedete il nastro isolante, l'ho messo per protezione, ma comunque ci sono i connettori. Queste purtroppo sono macchine agricole che terra, polvere, fango e tutto quanto, quindi dove possibile ho cercato di nastrare il più possibile. I cavi dei fari, come vi ho già spiegato, fanno capo sempre all'interno, quindi ho utilizzato come scatola di collegamento l'interno del cruscotto. I fili marroni sono quelli dei fari, mentre il cavetto bianco è quello che porta corrente al relè delle frecce. Nella scatoletta ho messo un po' di silicone all'interno della scatola per non farci entrare l'acqua. Ho inventato un sistema rudimentale per reggerla con le fascette. Insomma, non è, si poteva fare sicuramente di meglio, ma il meglio delle mie capacità era questo. Questa è la massa delle lampadine delle spie di controllo collegata alla carcassa del cruscottino. Ho sostituito poi, vabbè, l'acceleratore, il cavo, diciamo che ho cercato di rimodernarlo al meglio. Allora ragazzi, prima di salutarci, volevo spiegarvi bene lo schema del regolatore di tensione, lo schema elettrico. Quindi, come vedete dalla foto, adesso magari è più facile perché ce l'avete sott'occhio, abbiamo sulla sinistra i tre piedini al quale andranno collegati i fili che vengono dal volano, quindi i due fili gialli e il filo rosso. Quindi il simbolo di questi piedini è quello della corrente alternata, poiché dal volano esce corrente alternata che viene poi trasmessa
trasformata in continua dal regolatore. Quindi questi tre piedini sono quelli destinati al collegamento con i cavetti del volano. Dopodiché abbiamo il morsetto, quello in alto a destra, contrassegnato con più B, che è il morsetto che andrà collegato alla batteria. Quindi da lì esce la corrente, tra virgolette, regolata in continua. La corrente che l'ho misurata va dai 12-15 volt a seconda della posizione dell'acceleratore, quindi a seconda dei giri motore, e in questo contatto si va a collegare in parallelo il piedino numero 30 della chiave del quadro, come vediamo sempre dallo schema dove c'è disegnato la chiave. Al morsetto contrassegnato con la doppia V cerchiata invece si collega un eventuale contagiri che io non ho collegato poiché non ne avevo l'esigenza, mentre al morsetto con il simbolo della chiave, che è quello tutto sulla destra, si collega il contatto della chiave del quadro, quello contrassegnato sul quadro stesso con il numero 15/84, sarebbe il sottoquadro che va ad alimentare poi tutto l'impianto. Quindi questo collegamento va in parallelo con la lampadina rossa della batteria, quella che vi spiegavo prima nel video. La batteria rossa, quella del quadro, e il morsetto con il simbolo del punto luce, quindi la X cerchiata del regolatore di tensione. Questo è il collegamento che vi spiegavo prima nel video, quindi è il collegamento che permette l'accensione della spia nel caso in cui ci sia qualche problema. Bene ragazzi, anche questo video è finito. Spero davvero che possa essere utile a qualcuno. Se avete dubbi, qualcosa da chiedermi, scrivetemi pure nei commenti e risponderò. Cercherò di aggiungere qualche dettaglio magari con foto e quant'altro dell'impianto elettrico. Quindi anche per questa volta è tutto. Perdonatemi le chiacchiere, ma purtroppo non poteva essere altrimenti, poiché c'erano delle cose da spiegare. E un caro saluto a tutti quanti, da me e anche da Minnie che dorme. Minnie, Minnie, saluta pure tu, dai.